non stiamo finendo bene, però se facciamo, dico quasi una vittoria, con una vittoria dovremmo essere nei playoff e diciamo che è il nostro obiettivo e quindi dobbiamo fare la partita della vita domenica per portare a casa i 3 punti e dire che siamo quasi nei playoff. Non è mai facile giocare dopo parecchie partite e essere sempre pronto e infatti sono deluso anche per quello. Ovvio che mi aspetto di più. Mi ero ripreso bene dopo la finestra di mercato di gennaio e purtroppo c'è stato l'infortunio e dopo l'infortunio qualche acciacco. Non sto facendo come dovrei fare, sono deluso per questo perché vorrei dare tanto di più. Siamo partiti, diciamo, anche oltre le nostre aspettative. Sì, questo sì, siamo partiti molto bene. Forse nelle ultime partite stiamo facendo di meno e meno punti di quelli che potevamo fare, e quindi magari sembra anche, però, fino a 6 o 7 partite fa mi sa che avevamo quasi gli stessi punti dell'andata. Sono le ultime partite che ci hanno abbassato, tra virgolette, un po' la media. Quindi diciamo che è l'ultimo periodo che non sta andando come dovrebbe andare. Dico che con 3 punti siamo nei playoff. Lui dice che magari siamo ottimisti per questo, perché se facciamo una vittoria siamo quasi nei playoff, diciamo che siamo nei playoff, e magari pensa questo. E io penso che domenica dobbiamo fare la partita che, tra virgolette, ha fatto la Cavese contro di noi, la partita della vita, per cercare di essere quasi automaticamente nei playoff, perché con i 3 punti siamo nei playoff, e quindi è il nostro obiettivo rientrare il prima possibile nei playoff e dobbiamo farlo. Dobbiamo finire bene per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff, ovviamente. Non è che andiamo a fare i playoff tanto per, se no è inutile andarci. Dobbiamo finire e fare bene le ultime 3 partite per arrivare nel miglior modo possibile nei playoff. Dalla mia sicuramente, perché stavo giocando nel mio ruolo, stavo giocando, posso dire, bene, e dopo l'infortunio e continuo ad avere problemi, sì, ha influito tanto perché continuo ad avere problemi perché il collaterale, anche se ti passa, ti fa sempre male in qualsiasi momento, quindi posso dire di sì, però non è una scusante, nel senso nessun giocatore in nessuna partita arriverà la domenica e sta sempre al 100%, però sì, posso dire di sì.